quando abbiamo chiesto quale luogo, secondo i ragazzi di questa città, fosse il meno valorizzato e paradossalmente il più conforme alle nostre esigenze, alle esigenze dei ragazzi, beh, 8 su 10 hanno individuato questa galleria. Un'iniziativa imprenditoriale che aderisce a un'esigenza pubblica, dando vita a un progetto condiviso. Inaugurato sotto la Galleria Principe di Napoli, il caffè letterario Liberty, che si presenta come punto di accoglienza per i turisti e come luogo di aggregazione culturale cittadina, con un programma di attività gratuite che copre l'arco di 365 giorni. Noi come primati stiamo tentando di fare la nostra parte. Siamo tre realtà, una casa editrice, due caffè letterari. Gli assessori veramente li ho trovati sensibilissimi al nostro discorso, al punto da fare loro le nostre proposte. Io ritengo che veramente ci sia tantissimo ancora da fare e il Comune, nella sua interessa, deve essere coinvolto in questo progetto. In tempi in cui le risorse pubbliche sono limitate, l'incontro fra pubblico e privato può essere una buona occasione per attuare con efficacia le politiche di intervento sul territorio. C'è bisogno in città di andare sempre verso di più, cioè andare sempre di più verso interventi illuminati e meno egoisti, perché i concetti di ricchezza e di sviluppo sono diversi. Un modo di fare imprenditoria che è il modo che ci piace, cioè è il modo al quale le istituzioni a testa alta si affiancano. Perché non è un modo di fare imprenditoria che vuole depredare e saccheggiare dei territori, ma vuole mettere in campo processi virtuosi di sviluppo. Un piccolo modello virtuoso che si fonda su una relazione pubblico-privata che può diventare appunto un modello virtuoso, cioè un esempio positivo che dobbiamo tendere, dobbiamo provare a generalizzare. La prima iniziativa musicale venerdì 15 novembre col concerto etnico popolare degli Spacca Neapolis 55.